Benvenuti nella mia casa, io sono barbuto, ma non ho la barba. Scusate il casino, siete i primi, vi ringrazio, che entrate nella mia nuova dimora. Sono lieto di mostrarvela. Adesso vi porto a fare un tour della mia umile casa. Decidete voi, scrivete nei commenti e andrò dove direte. Come avete detto nei commenti? Dai commenti che ho letto, dopo ovviamente aver registrato il video, mi avete detto di farvi vedere la sala, quindi io ve la mostro. Ok. Qua purtroppo ancora non abbiamo le luci, ci stiamo adattando io e i miei amici immaginari. Qua abbiamo un camino. Questo qua in genere si mette la legna e poi qua abbiamo dei classici divani classici, ne abbiamo molti immaginari. Seguitemi. Qua abbiamo un letto, non è il mio, è per bellezza. Io non uso soprammobili ma uso letto per bellezza. Qua abbiamo una famosissima dipinzione di Giuseppe Barbuto, che è un grande pittore. Qua abbiamo un reparto che ancora è da alloggiare. E ok. Vi sto già vedendo nei commenti che state commentando: wow, non ho mai visto un room tour. Si chiamano così? Room tour? House tour. House tour. House è la casa. House tour. Home tour. Così interessante, lo so, vi sto già vedendo, non vi preoccupate. Poi vi porto sul balcone dove c'è uno dei miei amici. Ciao amici, ora che vi ho presentato il mio amico, io vi devo presentare tutti qua perché siamo tipo in 20, avete presente? In 20, tutti a casa mia. Vi devo portare in cucina e lì c'è un altro mio amico che cucina. Ciao amici, io sono il cuoco. Oggi cuciniamo la nostra pasta fallica. E niente, io sono quello che cucina. Ora che vi ho mostrato il cuoco e la cucina, occhio che... Ragazzi, se state guardando questo video, abbassate perché qua si picchia la testa. Avvicinatevi pure. Qua c'è un posto segreto. Qua io metto le persone che si comportano male, li rinchiudo qua dentro. Aiuto! C'è qualcuno! È partito. Ah, ok. Aiuto. Continuiamo il tour della casa. Mi è parso di sentire delle voci, ma vabbè, facciamo finta di niente. Questo è il bagno. In bagno non c'è nessuno. Questo sono io. Perfetto, qua ci sono due lavandini. Uno per me e uno per il mio amico immaginario. Qua c'è una doccia. E qua c'è un po' di casino perché devo ancora mettere in ordine. Siamo arrivati oggi, io e i miei amici immaginari. Ora, la parte più bella. Questa è la mia camerina. Qua abbiamo... Che bravo. Poi mi dicono che maltratti i bambini. Qua abbiamo la mia camerina, dove di solito dormo o dormirò perché oggi è il primo giorno. Abbiamo la mia televisione, la PlayStation 2 metri, la radio, questo quadro che chi mi segue da un po' l'avrà visto nell'altra casa, ma non è mai stato appeso. Sono nel riflesso del quadro. Sei nel riflesso del quadro? Sì, ciao. Entriamo in quest'altra stanza segreta, qua non metto nessuno. Occhio alla testa, ragazzi, abbassatevi. Ok, qua ci sono le mie scarpe, le mie felpe. Vedete? Ok. E niente, anche qua devo mettere ancora un po' a posto. Siete i primi che entrate. L'ho già detto? Fa caldo qua dentro. Forse dovrei cambiare il posto. Dovrei metterli qui dentro. Almeno... I bambini. No, io non uccido bambini. Solo quelli che fanno i cattivi. Grandi. Opa. Ce la fai tu? Un altro balcone che non si vede niente, ragazzi. Cavacca, stavo cadendo. Qua abbiamo un altro balconcino. Non è un trabocchino. E tu dormi qua sopra, sono? Sì, io dormo sul tetto. Perché... Ok. E niente, sotto abbiamo un giardino. Sotto abbiamo un giardino e una taverna. La taverna è un po' affollata, quindi non me la farò vedere. Però ci abbiamo una taverna anche. Io e i miei amici immaginari. Ci siamo? Sì. Che dire? Ragazzi, questa è la mia casa.
sono distrutto. Farvi vedere la casa è stato faticante. E niente. Vi saluto. Bella, spero vi piaccia.